Amici sportivi all'ascolto, torniamo in diretta dal Pala Lavinium di Pomezia, dove tra qualche istante le formazioni del Forte Colleferro e lo United Pomezia scenderanno in campo per un nuovo appuntamento del campionato cadetto di Serie B. Stiamo parlando della sesta giornata del girone di ritorno. Ci sarà il fischio d'inizio che arriva proprio in questi istanti. È la Forte Colleferro a gestire il pallone che indossa Ciafrei. Pallone fermato da De Simoni, ancora De Simoni sul pallone. Prova il guizzo sulla sinistra, c'è De Oliveira, poi si accentra con il mancino e la risposta da parte del portiere, invece se ne impossessa Felici, c'è subito la ripartenza, subito il break da parte di Paolini e poi la palla che viene spedita fuori. Mrak mette al centro Paolini, la palla fatta presa da parte di Carbone, ingenuità da parte di Mugnaini e ci pensa Felici a portare il Colleferro in vantaggio. Un'ingenuità difensiva con l'uscita di Mugnaini e il compagno di squadra non si sono trovati, ancora possibile e il raddoppio da parte del Forte Colleferro. Sinibaldi 2-0. Ciafrei lotta con tutte le sue forze, poi c'è Nicola, Mrak se ne va, la palla messa in mezzo, arriva come treno, Galante che accorcia le distanze per lo United Pomezia, ci pensa Giuseppe Peppe Galante, lo United accorcia le distanze, 1-2, poi però gli porta via il pallone, la retroguardia con Passerini e la possibilità con Mugnaini che deve compiere veramente gli straordinari in questa circostanza. Voleva che il pallone invece restasse in campo come aveva visto. Poi pallone in mezzo! E la possibilità con Cenicola. Ancora forte Stefano, apre a destra, prova la soluzione. Angolatissima. Felici si dispera. Felici. Forte Lorenzo, ancora Felici al centro. Pulvirenti, De Cicco e ci mette le mani. Proprio all'ultimo Carbone, De Oliveira, Jasson prende il pallone, lo spedisce all'angolino opposto per il 2-2, lo United Pomezia pareggia il conto. De Simoni vede De Cicco, lo serve, arriva il tiro in corsa di De Simoni, una serie di isolate, prova il destro, pallone respinto, c'è la ripartenza di Felici, si accentra e beffa Mugnaini e cambia ancora il risultato perché la Forte Colleferro si porta nuovamente in vantaggio 3-2. De Simoni, De Simoni prova a scambiare con De Cicco, la traversa gli dice di no. Sinibaldi alza verso Stefano Forte, Mrak gli porta via il pallone, una pressione preziosa, giocata, lo spedisce in rete come dice lui, la vuole mettere lui in fondo alla rete e lo United Pomezia si porta nuovamente in parità 3-3. Calcio di punizione, Sinibaldi sul punto di battuta, prova la fiondata. C'è Mugnaini che ora ha deciso. 4 secondi, intanto bisogna sbrigarsi. Poi il pallone con il palo. Palla che si infila. Lentamente per Cenicola, riesce però per De Simoni che si gira. Anzi, De Cicco! Luca De Cicco! E questa volta, per la prima volta in questo match, lo United Pomezia si porta in avanti 4-3. De Simoni, grande giocata di De Simoni per vie centrali, De Cicco, no! Un errore clamoroso da parte di De Simoni, allontanata da Jasson. Felici in mezzo, la possibilità e Mugnaini, grande intervento di Jacopo Mugnaini in questa circostanza. Cade Sinibaldi, non c'è fallo, Paolini riparte insieme a Mrak, da sulla destra, il diagonale, vincente la doppietta di Simone Mrak.
la carta del portiere di movimento. Pulvirenti, prova Pulvirenti, è Carbone, gli dice di no. Merak se ne va, porta via il pallone a Siribaldi, se ne va Merak, prova anche a calciare con Felici, sempre ripresa De Simoni, ancora il guizzo di De Simoni, la giocata dopo aver scambiato con Paolini che l'ha lanciato. De Simoni, De Cicco sradica il pallone, va anche a calciare, poi Paolini con il mancino la mette in rete ed è 6-3 United Pomezia. Gabella, interviene Paolini che la spedisce direttamente in rete, 7-0 United Pomezia e la doppietta per Gianmarco Paolini, 7-3. Da dal mezzo, però c'è Gabella. Adesso arriva il triplice fischio finale. Lo United Pomezia batte il Colleferro per 7-3. I gol per...